Cari appassionati del mondo della stereografica, bentornati sul canale. Non potevo resistere. Dopo la grande bellezza, diverse avatar, tutti ne parlano male. Non piace a molti e quindi non potevo resistere. E sono andato ad acquistare la piccolina, sia in termini di dimensioni che di prezzo, di casa Pineda, la Metropolis. Andremo a fare l'unboxing e a vedere che cosa c'è nella confezione. La scatola è più grande di quella delle avatar, probabilmente perché all'interno ci sono degli sticker. Un bel cartonato, una finestrella che lascia già vedere la penna sotto la scatola, un pannellino in plastica, plexiglass, no, un acetato sarà. Andiamo ad aprire la scatola, eccola qui, con la avatar in colore giallo. L'apertura è a vite. Gli accessori sono in colorazione nera, la clip ha il consueto meccanismo Pineda con la molla all'interno, mi ricorda molto il cappuccio, seppur più piccolo, della avatar, mentre il fusto, mentre la parte del fusto, la parte finale è tronca. Ok, vediamo cosa c'è ancora, anzi andiamo ad aprirla. Allora, il meccanismo di apertura è funziona, però sì, mi dà l'impressione di essere un po' economico. Unità scrivente totalmente in plastica, probabilmente va cartucce, esatto, c'è una cartuccia di inchiostro Pineda all'interno. La penna è molto leggera. Andiamo a vedere che cosa si nasconde al di sotto di questa linguetta. Eccola qua. Allora, abbiamo l'elemento che serve per tenere in posizione la penna. Due cristalli che vanno fissati sul fusto, sulla parte terminale, per poter mettere anche le proprie iniziali. Quindi ci sono questi sticker che andranno successivamente coperti con queste lentine, queste due lentine, e hanno diversi disegni. Abbiamo o le lettere singole oppure le componibili. In questo caso sembrano tagliate a metà. Non so quanto queste componibili possano funzionare bene, non sembrano tagliate benissimo. Monogrammi, e dopo ci sono dei loghi. All'interno le istruzioni, vediamo la storia di Pineda in italiano e in inglese, alcune istruzioni su come caricare la penna. Garanzia internazionale, istruzione, istruzione, Metropolis. Ok. Qui ci sono le istruzioni per andare a personalizzare
il tappo della penna. La gradazione che ho preso è la M. Qui alcune indicazioni. Allora, clip in piuma in acciaio marino, vabbè. Chiusura cappuccio. Qui dalle istruzioni su come caricare la penna con roller, la penna stilo, hanno fatto ovviamente delle istruzioni che sono uniche per tutti e tre i tipi di penna. Benissimo, direi che abbiamo visto un po' tutto, andiamo a vedere un po'. Allora, dicono che, ho appena letto nelle istruzioni, che questa plastica barra resina deve essere iridescente alla luce del sole. Sì, c'è qualche elemento che potrebbe lasciar presagire qualche sfumatura di colore. Vediamo se riusciamo a se qua in questa zona qui. Sì, nulla di estremamente accattivante. Il pennino, andiamo a vedere un attimo il pennino com'è. Dovrebbe essere un M, in quanto l'ho acquistata come M, ma devo ancora vederlo anch'io. La chiusura, tre principi, non ho capito a che cosa fa riferimento, ma dopo andrò a leggere. Si avvita, adesso qui sento un click. Ok, e stringo ancora, benissimo. Sulla veretta c'è la scritta Metropolis e dove allineata con la clip invece è la scritta Pinader. Ho visto anche un Made in Italy, sì, sotto la scritta, se riesci a mettere a fuoco, sotto la scritta Metropolis c'è anche una scritta Made in Italy. Una penna non tanto costosa, colorata gialla, ma andremo a vedere in una prossima recensione come scrive questa Metropolis. Sono curioso di vedere come si comporta. Grazie amici, vi auguro una buona serata e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale per poter rimanere aggiornati con i prossimi video. Usciranno nelle prossime puntate il secondo video dedicato ai mancini con i pennini stub. Le tre avatar a confronto e questa Metropolis ritengo come prossimi video. Grazie e buona serata ancora.